Una riqualificazione modificabile a seconda del livello dell'acqua del Po e una piscina polivalente ai piedi di Palazzo Farnese. Sono questi due vincitori della 7ª edizione della Summer School, il workshop di architettura e di urban design del Politecnico, che ha coinvolto 120 studenti provenienti da 25 diversi paesi. Il tema di quest'anno, la riqualificazione delle aree di margine delle rive fluviali, è stata affrontata da 4 squadre con progetti, idee e focus. Il bilancio, credo, di questa edizione è estremamente positivo. Sono sempre stata soddisfatta in questi 7 anni della Summer School, ma se devo dire qualcosa oggi sono ancora più soddisfatta. Il tema è la città di Piacenza, che è una città che è veramente... una città ospitante, una città aperta, come open. Il tema di quest'anno è il tema del Po. Penso che di fronte all'emergenza in questo momento e ai problemi che ci sono, il tema del Po sia uno dei temi anche su cui Piacenza si dovrà aprire nel futuro, così come quello dell'accoglienza, della condivisione, tutti i temi che abbiamo trattato in questa Summer School. Presente alla serata conclusiva del workshop il rettore del Politecnico di Milano, Giovanni Azzone. Che valore ha la Summer School all'interno dei programmi del Politecnico? Beh, è un elemento qualificante, è un elemento che evidenzia la capacità di attrazione di persone di grande qualità da tutto il mondo in una città come Piacenza. Ed è in qualche modo un'esperienza unica, perché non abbiamo altri luoghi che siano così adatti come questo a ospitare un'iniziativa importante per il nostro Ateneo. Invece qual è il valore della sede di Piacenza del Politecnico? Ci sono anche delle novità in vista? Diciamo che stiamo andando su un progetto che è ben definito, è un progetto che ha 2 gambe importanti, quella dell'ingegneria sulla meccanica e sull'energia, che si sta rafforzando su nuove cooperazioni industriali, e quella dell'architettura, che ormai è diventata una realtà, che non è più semplicemente una replica di ciò che avviene a Milano, ma un progetto originale che è unico all'interno dell'Ateneo. Giovanni Azzone è stato appena nominato dal governo come responsabile del programma Casa Italia, lanciato dopo il terremoto. C'è un obiettivo fondamentale, che è quello di ricordare a questo paese che la sicurezza è qualcosa da conquistarsi giorno per giorno, non qualcosa a cui pensare solo dopo che si verificano le emergenze. Quindi l'obiettivo è di avviare un percorso che sarà per sua natura pluriennale di messa a regime di interventi a supporto dello sviluppo del paese.